Dopo tanti anni di attesa e a circa 12 mesi dall'affidamento del progetto, la Basilica di Santa Maria di Collemaggio è stata dotata di una rampa per diversamente abili. L'accesso alla Basilica era stato spesso al centro di denunce da parte delle associazioni a causa dell'impossibilità di essere seguito in autonomia dalle persone in carrozzina. Il progetto è stato sottoposto all'esame della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Aquila, che ha espresso parere positivo pur modificando il materiale. Lo scivolo, inizialmente previsto in cristallo, è stato poi realizzato in legno e acciaio satinato dall'artigiano aquilano Mauro De Paulis. Adesso si accede dal portale di sinistra della Basilica di Collemaggio dopo aver superato una bussola in vetro con porta d'apertura automatica. Piano piano stiamo facendo diventare la nostra città una città universale, accogliente per tutti, veramente a misura di tutti. L'opera qui è stata di particolare difficoltà perché non si poteva toccare l'apparato duecentesco della chiesa ed è stato molto complicato pensare prima e realizzare poi una rampa che potesse portare a un accesso agile, senza traumi e comunque efficiente. Ce l'abbiamo fatta dopo tanto tempo insieme all'Ordine degli Ingegneri, insieme a Abruzzo Engineering, insieme al Comune dell'Aquila, insieme alla Soprintendenza. È un tassello che si innesta in un disegno più ampio di eliminazione delle barriere architettoniche all'interno della città. Abbiamo presentato un piano. È una cosa che non ha colore politico, ma è una cosa che deve riguardare la sensibilità di ciascuno di noi per una società migliore. E devo veramente ringraziare tutti che si sono messi a disposizione per portare la nostra città ad essere la più accogliente d'Europa. Siete stati i primi a provare la rampa, come sembra? Il primo impatto ovviamente è positivo e anche emozionante, diciamolo, perché dopo 4 anni di battaglia, insomma, abbiamo vinto questa prima cosa. E lo scivolo è positivo, è stata una bella emozione perché non entravo da solo, insomma, dentro la basilica da ormai 4 anni. E va bene, ben curato lo scivolo, abbiamo trovato un piccolissimo difetto ma penso sia risolvibile qui all'inizio della rampa, che c'è un piccolissimo scivolo accentuato che alcune carrozzine possono impegnarsi, però il segnale è buono, speriamo che sia significativo per tutta la città. Sì, è importante, speriamo che sia il primo di un lungo cammino, il primo passo di un lungo cammino, perché le barriere architettoniche purtroppo in Italia sono il vero handicap per le persone disabili. E finalmente siamo riusciti ad entrare da soli dentro la basilica ed è importantissimo.